200 milioni di euro in arrivo per la sanità ligure. La giunta regionale ha dato il via libera a investimenti per le infrastrutture, per i macchinari e per i servizi negli ospedali e nelle ASL della nostra regione. Di questi, 145 milioni riguardano riqualificazioni immobiliari. Un nuovo pronto soccorso ampliato e ristrutturato per l'ospedale San Martino di Genova con una spesa di 45 milioni di euro. 25 milioni di euro sono invece quelli riservati al Felettino, alla Spezia, la struttura i cui lavori sono stati bloccati proprio la settimana scorsa e che ora attende una nuova gara. Al Santa Corona di Pietra Ligure sono previsti interventi di riqualificazione di un lotto ospedaliero e il completamento dell'hospice, mentre a Cairo, Montenotte e Albenga i lavori riguardano i sistemi di sicurezza e antincendio. Per quanto riguarda l'edilizia sanitaria, oltre a mettere a frutto delle risorse governative, certamente abbiamo pianificato andando a incidere laddove c'è bisogno di interventi urgenti ormai, direi, sull'ospedale Policlinico San Martino, sul Santa Corona in particolare e anche interventi sull'ospedale di Cairo. È ben noto che per quanto riguarda il Felettino vi è questo iter procedurale abbastanza travagliato, ma abbiamo individuato risorse per 25 milioni di euro per poter ripartire con un nuovo appalto. Per quanto riguarda la SLUNO, vi è l'importante finanziamento dell'INAIL per realizzare la nuova struttura ospedaliera, l'ospedale cosiddetto nuovo. Abbiamo degli interventi sull'innovazione tecnologica che sappiamo essere molto importanti per l'abbattimento delle liste d'attesa. Qui ci sono alcune fonti di finanziamento di tipo governativo per abbattimento liste d'attesa, ma ci sono anche delle risorse regionali. E come verranno acquistate queste apparecchiature importanti che andranno in tutti gli ospedali liguri secondo il piano HTA, cioè secondo la valutazione della vetustà e dell'innovazione e delle tecnologie. Un piano che noi abbiamo licenziato alcuni mesi fa con una delibera di giunta e che veniva attuato con un piano A, una fase A, una fase B, e questo è il finanziamento del secondo lotto.